Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo video. Questo video che voglio realizzare è un video che per me rimane storia di YouTube, ovvero le indiscrete domande videoludiche. Sono 23 domande che ho scritto su un foglio. io Rispondo a queste 23 domande che che hanno stabilito. stabilito. Voglio realizzarlo anche io. Perché ancora a distanza di 10, 11, 12 anni, per Ancora per me rimane storia incarnata di YouTube, le indiscrete domande videoludiche. senza dilungarmi. Dilungandomi troppo, io direi di iniziare subito. Domanda numero 1. Come scegli i videogiochi da giocare? Ti fai influenzare dalle recensioni? Allora, io i videogiochi da giocare li scelgo in base alle mie preferenze o anche al genere videoludico che gioco di frequente, ma anche li scelgo anche in base ai consigli della gente che mi può dare. Per le recensioni non. Non mi faccio influenzare, non mi interessano molto, quindi preferisco non seguire le Domanda numero. recensioni. Numero 2. Dove compri i videogiochi? Allora, io i videogiochi li compro dappertutto. Piattaforme online di compravendita, mercatini dell'usato, catene videoludiche, negozi specializzati oppure negozi dedicati, insomma, da qualsiasi parte compro i videogiochi. Domanda numero 3. Aspetti di finire di giocare a un videogioco prima di acquistarne un altro, oppure hai una scorta? Allora. Tempo fa finivo di giocare ad un videogioco per poi acquistarne un altro. Attualmente posseggo una scorta. Domanda numero 4. 4. Di solito quando giochi? Allora, solitamente mi capita di giocare il pomeriggio, qualche volta mi capita di giocare la mattina o anche qualche volta mi capita di giocare la sera prima di andare a dormire. Ma dipende da come affronto la giornata e soprattutto se ho impegni oppure no. Quindi dipende da come affronto la giornata. Domanda numero 5. Ti fai influenzare dalla longevità quando compri un videogioco? No, non direi proprio, perché la longevità non Mi ha mi ha mai mai attirato. attirato. Può essere un videogioco lungo, può essere un videogioco breve, quindi a me la longevità non mi ha fatto differenza. Domanda numero 6. 6. Genere preferito. Se ho un genere preferito, diciamo che gioco a tutti i generi, quindi non ho un genere preferito. Li gioco tutti i generi. Domanda numero. Numero 7. Hai una casa produttrice preferita? Sceglierne Scegli una. una software house videoludica preferita, una casa produttrice preferita. Per me è stata una. Una dura sfida scegliere una software house videoludica preferita, una casa produttrice preferita. Ho Diciamo che ho. un forte legame per la Konami, quindi sicuramente la mia casa produttrice preferita è Konami. Domanda numero 8. Quando è iniziata la tua passione per i videogiochi?
La mia passione per i videogiochi è iniziata quando per la prima volta ho visto i cabinati arcade, oppure quando ero entrato per la prima volta in una sala giochi o in un bowling, fornita da una quantità di cabinati arcade, che da quel momento lì, è iniziata la mia passione per i videogiochi. Da quel momento, quando ho visto i cabinati arcade, quando ero entrato in una sala giochi o in un bowling con una quantità di cabinati arcade, mi si è accesa la fiamma ardente per la passione per i videogiochi. Domanda numero 9. Presti giochi? C'è stato un periodo che io e altre persone ci prestavamo i giochi, per il semplice motivo, tempo fa, i videogiochi costavano e quindi io con altre persone ci prestavamo i giochi. Domanda numero 10. Giochi un gioco alla volta oppure riesci a giocarne diversi insieme? Gioco anche un Io video. gioco alla volta e delle volte mi è capitato anche di giocare diversi videogiochi insieme. Domanda numero 11. I tuoi amici giocano? Ho amici che giocano ai videogiochi, però quei pochi amici che hanno la mia stessa passione per i videogiochi, sono pochissimi. Però in genere, i miei amici giocano ai videogiochi. Domanda numero 12. Quanto ci metti mediamente a finire un videogioco? Se è un gioco breve, posso metterci anche un'ora o anche mezza giornata. Poi se è un gioco lungo, delle volte mi è capitato anche di finirlo in una o 3 settimane, mi è capitato anche mesi per per portare a mettere termine. un videogioco. Domanda numero 13. Quando vedi una persona che gioca, ad esempio sui mezzi pubblici, ti metti immediatamente a vedere che videogioco sta giocando? Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre. Quando vedo delle persone che giocano ai videogiochi, io do sempre un'occhiatina per capire se è un videogioco che ho giocato, che non ho giocato, se è un videogioco che non conosco, che conosco, se ho sentito parlare, che non ho sentito parlare. Quindi do do sempre un'occhiata. un'occhiatina quando vedo altre persone che giocano ai videogiochi. Domanda numero 4. 14. Se tutti i videogiochi del mondo dovessero essere distrutti e potessi salvarne uno soltanto, quale sarebbe? La scelta è durissima, ma anche tristemente dolorosa, che posso salvarne uno soltanto, mentre tutti gli altri dovessero essere distrutti. L'unico che posso salvare, direi Under Defeat, che è uno sparatutto a scorrimento verticale, che prende un po' le dinamiche da Zero Gunner. Domanda numero Domanda numero 15. Perché ti piace videogiocare? Mi piace videogiocare perché mi porta. porta in mondi straordinari, mi fa conoscere personaggi meravigliosi che solo i videogiochi Possono. possono dare. Mi piace videogiocare perché mi propone sfide molto appaganti. Mi piace videogiocare perché Perché solo. solo i videogiochi hanno l'unico divertimento che
nessun altro prodotto sa offrirmi. Domanda numero 16. Giochi con videogames prestati da amici, ad esempio, o solo giochi che possiedi? Allora, io gioco sia con i videogiochi che posseggo e gioco anche con i videogiochi prestati, quindi entrambe le cose. Domanda numero 17. Qual è il videogioco che non sei mai riuscito a finire? Un videogioco che non Non sono. sono mai riuscito a finire. In realtà ce ne sono parecchi videogiochi che non sono mai riusciti a che non sono mai riuscito a finire. Ora non mi viene in mente. Sicuramente nessuno, però una bella carrellata di videogiochi che non sono riuscito a finire ce ne sono. Domanda numero 10. 18. Hai mai comprato un videogioco solo perché aveva una bella copertina? E cosa ti attrae nella copertina di un videogioco? Forse mi è capitato. Mi pare che quando nel 2004 vidi per la prima volta l'unico videogioco di Futurama che hanno realizzato e mi aveva attirato subito la copertina. E quindi ho acquistato quel videogioco solo perché aveva una copertina bella. Quindi forse è stato il caso di Futurama, proprio l'unico videogioco che hanno realizzato. Domanda numero 19. 19. Porti videogiochi dappertutto, ad esempio in spiaggia o sui mezzi pubblici, o li tieni al sicuro dentro casa? C'è stato un periodo che portavo con me i videogiochi. Ad esempio quando andavo a trovare degli amici, oppure qualche parente, oppure i nonni, e quindi mi è capitato di portare alcuni videogiochi per computer e giocare con i loro computer. E poi mi è capitato anche di portarmi con me qualche console casalinga, per esempio mi è capitato di portare il Super Nintendo, qualche volta mi è capitato di portare la prima PlayStation, anche la PlayStation 2, e quindi Delle volte mi è è capitato di portare con me console, anche qualche videogioco. quando andavo. Quando non so, al mare per un mese, oppure portavo per qualche settimana in montagna Qualche le console. console, ma poi anni dopo, mentre viaggiavo con treno, nave oppure altro mezzo pubblico, delle volte mi capita di portare con me qualche console portatile. Attualmente Tengo tutto quanto al al. sicuro dentro casa. Qual è il videogioco? Domanda numero 20. Qual è il videogioco che ti hanno regalato che hai gradito maggiormente? Allora, l'unico che ricordo per bene quando avevo compiuto 20 anni nel 2013. Un mio cugino mi aveva acquistato per il mio compleanno Call of Duty Black Ops 2 e l'ho gradito con piacere, quindi volentieri. Domanda numero. Numero 21. Come scegli un videogioco da regalare? Allora, come scelgo un videogioco da regalare? Obiettivamente mi baso sulle sue preferenze, sui suoi videogiochi Brand videoludici. preferiti, sul genere che a lui piace, quindi innanzitutto approfondisco fino in fondo
i gusti personali della persona quando devo regalare un videogioco. Domanda numero 20. 22. La tua libreria videoludica è ordinata secondo un criterio o tieni i videogiochi in ordine sparso? Allora, la mia libreria videoludica o come gestisco la mia libreria videoludica se tengo i videogiochi in ordine sparso? Io obiettivamente tengo i videogiochi In ordine per per piattaforma, proprio ordino la mia libreria videoludica divisa per piattaforma. domanda numero 23. quando giochi Un un video. videogame che ha diversi filmati relativi alla trama, li salti? Se si può fare. Io i filmati preferisco seguirli proprio per concentrarmi sulla trama. E non li salto. Voglio seguirli tutti i filmati per seguire per bene la trama del videogioco. Quindi no, non li salto. Quindi preferisco seguire tutti i filmati per seguire per bene la trama del videogioco che sto giocando. Bene, queste sono. Sono le 23 domande che io ho risposto, delle indiscrete domande videoludiche. Spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti!